Il segretario della Lega Nord Matteo Salvini, che ringrazio per essere nostro ospite. Buongiorno segretario. Sono io che ringrazio voi, buon sabato a tutti. Segretario, buon sabato. Grazie. Poco fa abbiamo dato una notizia dell'ultima ora con delle dichiarazioni di Bossi che diceva che Cota non si deve dimettere perché ha i voti insomma, per non dimettersi, ma che comunque non sarebbe disposto a ricandidarsi, secondo Bossi. Lei condivide questo pensiero? Ma guardi, in un paese normale, tranne che in Corea del Nord, quando ci sono le elezioni sono i cittadini a decidere chi si ricandida, chi vince e chi perde. Solo in Italia dopo 4 anni possono annullare delle elezioni. Io mi domando se un imprenditore svizzero o americano ci sta guardando, vede che dopo 4 anni in Italia le elezioni possono cambiare perché un giudice decide così, mi immagino con quale spirito si approccia a un paese come questo. Quindi, ci interessa arrivare alla fine perché in Piemonte abbiamo raddrizzato dei disastri combinati dalle giunte di sinistra e quindi non mi pongo il problema di chi ricandidare. Comunque in Italia non ci stupisce più di nulla, oggi siamo qua perché a Gallarate si paga l'autostrada. Ecco, tra poco parleremo anche di questa protesta, però volevo dirle, sulla lentezza della giustizia, diciamo, i giudizi sono stati abbastanza unanimi, perché in effetti sono passati 4 anni. Però Cota sarebbe secondo lei la persona giusta da candidare o sarebbe forse una candidatura forse debole? Ricordiamo che Cota è anche indagato per la storia dei rimborsi, insomma, nella regione. Ma Cota è quello che ha tagliato e ha dimezzato gli stipendi degli assessori e dei consiglieri regionali. La giunta di sinistra costava ai piemontesi 30 milioni di euro all'anno in più rispetto a quanto costa la giunta leghista di oggi. Quindi valutate voi. 30 Va bene, milioni allora di non euro, mi vuole dire però se Cota sarà il candidato della Lega. No, ma mi scusi, fra un anno e mezzo, quando la scadenza naturale di Regione Piemonte e di Regione Veneto sarà arrivata alla fine, valuteremo se Cota e Zaia verranno ricandidati, come immagino, e se verranno rieletti dai cittadini piemontesi, a meno che non ci sia in Costituzione, io non me ne sono accorto, un articolo che dice che in Piemonte, e in particolare a Torino, può vincere solo il centro-sinistra. E allora, quindi, se in Piemonte e a Torino può vincere solo il centro-sinistra, ci candideremo dappertutto tranne che in Piemonte. Va bene, e magari potrete anche insomma parlarne con gli alleati, con il centrodestra. Come vede l'ipotesi addirittura di primarie per... Ci saranno in piazza anche loro. Ecco, allora... Guardi, oggi siamo in piazza per difendere la democrazia, non per difendere Cota. Lei oggi è in piazza per protestare contro i rincari autostradali che sono scattati... Oggi pomeriggio alle 5. Sì, oggi pomeriggio sì, sulla vicenda appunto delle elezioni in Piemonte, regionali, però adesso è invece al casello per protestare contro i rincari autostradali scattati dal primo di gennaio, così. Sì. E con lei ci sono sì, anche... Sì, perché nonostante ci sono sindaci, ci sono cittadini, ci sono pendolari, ci sono artigiani che mi chiedono e le chiedono, ma perché sulla Milano-Gallarate si paga... e sul grande raccordo anulare di Roma no? Perché ci sono in Italia 1000 chilometri di autostrade al sud gratis e per andare da Milano a Como e ritorno bisogna pagare 8 euro. O si paga tutti, visto che le autostrade sono per tutti, o non si paga. E quindi oggi ci siamo rotti le palle di essere quelli che pagano le autostrade degli altri e anche le nostre. Chiarissimo. Dunque, possiamo immaginare che sarà difficile fermare i rincari, ma il ministro Lupi ha detto che si cercherà di intervenire sulle concessioni in scadenza, non certo quelle in essere. Si aspetta qualche mossa da parte del governo? Cosa si aspetta? È un aiuto a una crisi economica che soprattutto al nord è devastante e soprattutto al rispetto della legge, perché la Lega, quando era al governo, ha fatto approvare una legge che prevedeva che tutti pagassero in tutta Italia, visto che l'Italia è una repubblica una, indivisibile, eccetera, eccetera. Quindi si paga da Bolzano a Catania. È una legge del 2010, oggi siamo nel 2014, la legge ancora non è applicata, quindi chiedo da cittadino, prima ancora che da leghista, che se tutti devono pagare, paghino tutti. Benissimo. Non possono esistere 1000 chilometri di autostrade gratis al sud e pagare... 8 euro per andare da Milano a Como e ritorno perché è razzismo, perché è uccidere chiaro. Un'economia e quindi con oggi cominciamo a far presente che ci siamo rotti le palle anche al ministro Lupi, che è lombardo, però è lombardo a targhe alterne evidentemente. Il tempo è scaduto per noi, devo salutarla, ringraziamo il segretario della Lega Nord. Grazie. Matteo Salvini.